difensore, ma quando qualcuno fa sempre le stesse cose, oramai da anni, no? Cosa pensano gli avversari? Cosa dovrebbero pensare gli arbitri rispetto a giocatori come Chiellini, come Quadrado, che insomma oramai hanno una storia che è impressionante. Non inarbitrabili, qualcuno ha detto sono inarbitrabili. Simone? Ma una domanda un po' particolare, un po' fuori luogo, nel senso io credo che ognuno possa fare quello che vuole, tu sei responsabile. Fuori luogo perché, scusami Simone, posso sapere perché tu mi critichi definendo una domanda fuori luogo? Tu sei un ex calciatore, io ti faccio una domanda sul comportamento di giocatori in campo e io ti sto rispondendo, se mi dai tempo ti sto rispondendo. Sentiamo Tiribocchi, sentiamo la risposta ai Tiribocchi. Che ognuno fa quello che vuole nella propria vita, sia al di fuori del campo sia dentro il campo. Poi c'è gente che giudica, c'è gente che fa scelte, c'è gente che vede un'immagine e decide se dare un rigore o no. Io ho fatto solo l'ex calciatore, quindi posso dirti che ogni tanto potrei aver fatto una simulazione, ogni tanto potrei aver fatto un fallo brutto nascosto, ogni tanto potrei aver chiesto un rigore che non c'era, ogni tanto non... Però magari, ecco Simone, tu giustamente dici ogni tanto. Paolo Del Genio, il collega Del Genio, diceva è proprio la... cioè Chiellini, ora io non c'ho, per me, io lo dico, per me Chiellini è un difensore favoloso, però sono gli atteggiamenti sbagliati. Perché tutte le volte protesta, va a aggredire l'arbitro. Per lui anche, cioè che so, Juve-Milan, un bambino di 3 anni vede che calcio di rigore e Chiellini va a rompere le palle all'arbitro dicendo che non è rigore. Io credo che ci sia modo e modo. Anche ieri protestava sempre. Io dico, fortuna che, sabato, fortuna che c'è il VAR. Sì, ripeto, ognuno può fare quello che vuole. Cioè, io non sono nessuno per criticare Chiellini, anche perché ad oggi è capitano della nazionale, ha fatto una carriera strepitosa e si vede che qualcuno, se fa questo, l'ha accettato. Io ripeto, ci sono organi che devono valutare questo e dire certo. Io lo prendo in considerazione. Se non lo fanno loro, non dobbiamo farlo noi. Non c'è, io posso fare un commento da bar e dire Quadrado il rigore non c'era, ma rimane quello. E io credo che è bellissimo il gesto di Contini, ma come bellissima la prestazione del Crotone a Benevento, del Cagliari a Milano. Del Cagliari a Milano, ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio. Cose che in Italia non facevamo da anni, anzi, forse con la nostra cultura, io sono nato che non vedevo mai questi risultati a fine campionato, quindi secondo me ci stiamo crescendo. È un passo avanti, Simone, esatto. Stiamo facendo un passo avanti. Esatto, esatto. E noi dobbiamo sponsorizzare e valorizzare quelle cose lì, più che tornare su Quadrado. Io credo che prima o poi ci saranno delle situazioni dove verranno prese in considerazione. Io non so perché succede che si diano certi rigori sì, certi rigori no. Anche ieri in trasmissione la Fiorentina diceva che non era rigore, il Napoli diceva che era rigore, io ho detto queste testuali parole, possiamo parlarne per 10 giorni, oppure ti appelli al regolamento. Se ne parli per 10 giorni, tu continuerai a dire che non è rigore e io sì. Il regolamento è che se tiri la maglia è rigore. Del rigore di ieri? Sì. Di rigore, scusami, stai dicendo che possiamo fare 10 giorni la trattenuta di Rachmani? Sì, la Fiorentina secondo può dire... nemmeno 10 secondi, si vede una maglia tirata in area di rigore, che parliamo, esatto. 10 giorni esatto. Dell'aria fritta. Io sto dicendo che dalla parte della Fiorentina puoi dire non c'era una trattenuta, ma c'era la trattenuta. Fanno le immagini, quale parte della Fiorentina? Vabbè, allora parla te. Io ho detto la mia, basta, tu stai dicendo la tua. Tu stai facendo... Non litigate. Buona carriera, Tiribocchi. Non litigate. Torno da Simone Tiribocchi per parlare invece di Napoli e di calcio e di campo.